Speranza. Speranza. Eccoci dove Speranza, così l'abbiamo chiamata, è ricoverata. Lei non mangia, non beve, non urina e non defeca da sola. La situazione è molto grave, noi ci siamo organizzati per poterla spostare presso la clinica del dottor Iannelli a Reggio Calabria domani e tentare l'intervento sia della spina dorsale, che va stabilizzata nel minor tempo possibile per non peggiorare, sia della zampetta. Poi capiremo i tapazzi, perché avrà comunque bisogno di un'assistenza in una struttura specializzata per questo tipo di problemi, che saranno molto gravi. Noi vogliamo tentare e quindi domani cominceremo il viaggio verso la salvezza. Quindi state tranquilli che è tutto sotto controllo, e non abbiamo mandato prima l'aggiornamento perché la situazione è completamente funzionata e perché stavamo cercando una soluzione. Speriamo di averla trovata e poter dare a Speranza una speranza di salvezza. Poi è tutto a vedere. Domani vi racconteremo del viaggio, quindi oggi la lasciamo ancora più ricoverata dove si trova, per non sbagliarla e fare troppi spostamenti. Lei è molto spaventata e deve portare la poseruola perché è molto mordace. Non riesce a mangiare, probabilmente per la paura. Quindi è sotto flebo, in questo momento gli è stata staccata, ma è sotto flebo perché viene alimentata con la soluzione glucosata. È sotto antibiotico e ancora oggi rimarrà così. Per questa cameriera non ho mai avuto una carezza. Sì, è un cane completamente selvatico. Cerchiamo di farvi vedere i suoi occhi, ma è tra l'altro difficile perché è una situazione molto scomoda ed è anche al buio. Questa è Speranza in questo momento.